Pedrone, Ferrando, Ferraio, Fregoni, Gesmundo, Illuzzi, Indovino, La Terza, Le Granandi, Lo Consolo, Macario, Mauri, Medovago, Melone, Melone Giustificato, Mizzau, Tutta, Parise è Giustificato, Pellegrini, Perego, Quattro Giochi, Rossi, Santo Lemma, Senesi, Civi, Pagliabue, Todaro, Pucci, Uccio, Gigliano. Dei 4 presenti la seduta è larga. Quest'area di verde e provvedere a tenere la pulita.
L'altra invece è una segnalazione già presentata alcuni mesi fa, su questo non ho avuto risposta, probabilmente è una materia un po' più complessa. Tratta di una parte di marciapiede ai lati via Ornato, che, tra l'incrocio di via Regno Italia e via Ornato. Qui c'è una barriera architettonica vicino al distributore, dove c'è anche un tombino che oggi non ha più la protezione. In questa segnalazione si chiede innanzitutto di mettere in sicurezza il tombino cui manca la protezione e di tenere conto dell'illuminazione della barriera architettonica, perché in questa parte di marciapiede, se un disabile di carrozzina passa o anche un disabile motorio, è impossibilitato proprio transitare e deve passare dall'altra parte. Visto che qua c'è un supermercato, è bene che queste barriere vengano eliminate proprio per dare la possibilità a tutti di accedere a questi servizi. Vorrei scrivere solo due parole sulla questione di sicurezza. Giovedì sera, come voi tutti sapete, è accaduto un fatto abbastanza grave in quartiere Fanzano. Alle 10:15, un po' di pistolettate così in giro per il quartiere. Io credo, prego il presidente di zona, di chiedere aiuto anche a tutto il consiglio, perché qui riparlo di consiglio, quindi maggioranza e opposizione, perché la sicurezza non deve essere più un suo appannaggio, una sua materia esclusiva, deve essere una materia che metta a confronto le forze politiche del Consiglio di Zona 9, le forze dell'ordine, i cittadini, i comitati cittadini, il coordinamento delle forze dell'ordine e i vari aggiornamenti sulle situazioni particolarmente gravi dei quartieri. Credo sia il momento, giunto il momento, di tener conto che non è più cosa sua, che la delega alla sicurezza sta un po' troppo stretta ed è giusto coinvolgere, anche per responsabilizzare le forze di opposizione, in questa materia. Visto che sono successi dei casi davvero gravi, in situazioni particolarmente gravi e ad orari così chiaramente davvero inusuali, perché 10:15 la sera, 15-16 proiettili sparati in un quartiere estremamente popolato, diventa un problema. Ma non ci fermiamo solo lì. A Napoli, due giorni prima è successo delle altre situazioni, c'è una situazione davvero critica ed è giusto, secondo me, ed è democratico che questa materia, la sicurezza, visto che riguarda tutti i cittadini, non solo i cittadini della maggioranza di sinistra, sia una materia che venga discussa, venga approfondita insieme alle opposizioni, tutti insieme. Grazie. Anch'io mi collego all'intervento precedente rispetto alla sicurezza, ritengo che sia importante, invito il Presidente a fare più presto un'altra riunione di commissione con ordine pubblico e sicurezza, perché le situazioni di difficoltà che ci sono nella nostra zona dall'aspetto della sicurezza sono tante e probabilmente c'è la necessità di pensare a qualche ulteriore controllo da parte non soltanto quartiere, se ce ne sono, ma anche le forze dell'ordine che possono venire un po' a dare più forte, perché se no la veramente la cittadinanza si sente in questo periodo veramente abbandonata a se stessa. E altro argomento, però appena ho detto il presidente se n'è andato, è che il vicepresidente fa la notizia per chiedere ufficialmente, poi se no dobbiamo fare la mozione, eccetera, eccetera, per chiedere di fare una commissione sull'ordine pubblico. Visto che è lei la Presidente che può gestire questo tipo di riunioni, coinvolgendo le forze dell'ordine, coinvolgendo il consigliere, coinvolgendo anche i cittadini della zona e i comitati. Altro argomento, in Commissione Ambiente siamo venuti a conoscenza che ci sarà un consiglio congiunto zona 2 e zona 9 con argomento del mercato, lo spostamento del mercato in Piazza della Costa. Ci fa piacere, condividiamo questo tipo di iniziativa e parteciperemo. Poiché avevamo preso, volevamo chiedere una cosa tecnica.
Avevamo presentato una mozione la settimana scorsa proprio su questo argomento. Questa mozione è possibile discuterla, visto che ha come argomento proprio lo spostamento e soprattutto le proposte per trovare una soluzione a questo tipo di spostamento? Si può presentare in quel tipo di consiglio oppure in quell'occasione non c'è possibilità di predisporre una cosa del genere? È una domanda. No, io credo che c'è un consiglio. No, io allora mi auguro che sia l'intenzione di fare io avevo capito consiglio. Vabbè, comunque qualsiasi cosa c'è parteciperemo, allora niente, la mozione rimane qui consiglio. Se mai no, mi auguro che possa essere finita più presto. Tanto noi andiamo avanti, sabato saremo in Piazza dell'Agosta a solidarizzare con i comitati di quartiere per evitare che si facciano degli errori irreparabili sul nostro territorio. Grazie. Presidente Pucci. Grazie. È bello vedere ogni tanto che cambia posizione così in fretta e all'occorrenza nell'opportunismo politico più lungo. Ma comunque avremo modo di parlare quando discuteremo la mozione. Era solo per... No, volevo essere polemica. Io ricordo bene le votazioni dei mandati nelle riunioni precedenti. Comunque, detto questo, io volevo prima fare una segnalazione a nome mio e del consigliere Carraro per quanto riguarda l'unità 77 riferita al nido di infanzia di Viale Suzzani, perché la notizia avuta nella riunione del comitato la stessa direzione fece già qualche segnalazione in merito ad alcune problematiche che a tutt'ora non sono state oggetto di intervento da parte dell'amministrazione. E allora ci sembra giusto a questo punto presentare un'interrogazione, ovviamente alla Presidente della Commissione preposta, in maniera tale da avere una risposta per iscritto e che si attivi per avere al più presto l'intervento sulle varie problematiche che adesso vado a leggere a nome mio e del consigliere Cadrato. Ma intanto la prima riguarda una perdita d'acqua all'interno del giardino che sta alimentando una pozza d'acqua grossa e che quindi crea problemi. La seconda segnalazione, sempre riferita al nido, è un armadio in muratura che al suo interno contiene il contatore del gas e questo contatore del gas è in via di caduta, quindi si sta staccando dalla... In più c'è un coperchio di un turbino che manca un pezzo e quindi oltre alla perdita d'acqua può creare anche dei problemi per chi ci passa di fianco. Sul passo Carraio il cemento è sprofondato e la griglia sopraelevata sta creando dei problemi di pericolo. Per finire, alla Materna Grim c'è una notevole perdita d'acqua per colpa di un rubinetto che è rotto, con infiltrazioni in cantina. E anche questa fu dichiarata, tra l'altro, questa fu dichiarata inagibile nel 2013 e mai messa in sicurezza. Io credo che su questo argomento, almeno per quanto riguarda le segnalazioni, al di là che arrivino dai rappresentanti del comitato, dai consiglieri, ma se a fare le segnalazioni sono anche i dirigenti delle varie strutture e non si procede ad intervenire, è evidente che questi problemi non solo si accentueranno ma
rischiano di non trovare una risposta e creare ulteriori problemi anche non solo al personale, ma anche ai bambini, all'utenza e a comunque passi da quelle parti. Quindi questa interrogazione alla quale chiediamo risposta scritta la lasciamo agli atti perché la Presidente della Commissione preposta possa intervenire e al più presto faccia avere risposta da parte sua in merito a quello che gli uffici ci verranno a segnalare. Chiudo con una richiesta. Il 23 si è tenuta la conferenza dei servizi in merito alla doccia, tra l'altro lunedì 29 c'è il workshop organizzato proprio per le questioni problematiche al gasdotto, all'area dei gasometri, la doccia. Sarebbe opportuno, già è sbagliato convocare il workshop a tre giorni dopo la conferenza dei servizi, è ancora più grave che venga convocata senza che a nessun consigliere o cittadino possa arrivare la documentazione di quanto discusso nella conferenza dei servizi. La mia richiesta è quella di sapere intanto se da parte del Consiglio Zona 9 qualcuno ha partecipato. Chiedo che venga consegnata copia del verbale, che mi venga consegnata copia del verbale di quella riunione per capire cosa si è detto. E l'altra questione è una domanda per capire, io ho visto che gira una locandina che tra l'altro noi non abbiamo né valutato né discusso né abbiamo deciso se andava fatta così o come. Al di là di tutto che vada fatto era giusto, ma quantomeno avere le informazioni in consiglio piuttosto che vederle pubblicate su i siti vari da Facebook e in avanti e per quello che ne consegue. Ecco, comunque ribadisco, la mia richiesta è chi ha partecipato alla conferenza dei servizi, il verbale di quella riunione e basta. Grazie. Sì, grazie, buonasera a tutti. Intervengo in merito al mercato di San Miniato, mi fa piacere di vedere che è arrivato il Presidente, così ascolta quello che mi è stato segnalato dai cittadini, in modo tale che poi sappia bene come muoversi. E sono stato fermato da un referente di un comitato di cittadini che si sta formando perché vogliono segnalare alle istituzioni, quindi anche a noi, che c'è un problema sul mercato di San Miniato. Via San Miniato, un attimo. Mercato relativamente piccolo, medio piccole dimensioni, abbiamo fatto diversi sopralluoghi, abbiamo segnalato alcune criticità, però non è di quelli esplosivi. Almeno così credevamo noi, visto quello che mi è stato segnalato. Ovvero che i mezzi che del mercato, quando si posizionano per poi mettere giù la bancarella, eccetera, eccetera, rovinano i muri, le inferriate delle case che ci sono su uno, in particolare su uno dei liberati. Perché mentre su un lato c'è l'inferriata del cancello, no? del condominio, l'altra parte invece, le case hanno proprio le finestre ad altezza mezzi diciamo, utilizzati dagli ambulanti. L'ambulante sale, fa la manovra, apre le denti, insomma, sistema tutto quello che deve e loro hanno un po' di difficoltà perché sono spesso costretti a risistemare, ridividere le interiate delle loro finestre perché essendo a piano e stavano raccogliendo le firme addirittura per cercare di spostare il mercato e hanno fatto la proposta di spostare il mercato in piazza di Prete per rivitalizzare la piazza, eccetera, eccetera. Io ho fatto presente, attenzione, spostare il mercato non è facile, spostare il mercato dove c'è
l'accesso di una chiesa non è facile, perché vi impediresti in quel giorno lì di celebrare funerali, matrimoni, quello che è, come è già successo e come sta succedendo per esempio in Piazzale Agosto, mi è venuto un esempio così. Dopodiché ci sono gli accessi a centinaia di box, quindi bisognerebbe lasciare lo spazio per far entrare e uscire le auto dei residenti. Ho fatto notare queste cose, quindi ho detto ferma a dire spostiamo il mercato, no? Però oggettivamente forse adesso io ho chiesto che raccolgano le firme, che ci facciano avere le loro segnalazioni, i loro problemi, e dopodiché magari cerchiamo di capire come sensibilizzare i commercianti a non rovinare le abitazioni di chi lì risiede, di chi lì ci vive. Ecco, quindi le anticipo che c'è questo problema, questa tematica che dovremo a breve affrontare e possibilmente per cercare di dare una soluzione. Grazie. Capogruppo la terza. Grazie Presidente. Mi associo alla richiesta avanzata da Tucci per quanto riguarda il verbale della conferenza dei servizi, e magari alla prossima conferenza dei servizi, se può essere nominato qualcuno del Consiglio di Zona 9 che possa prendervi parte, sto parlando della goccia della Bovisa. Do lettura di una mozione per quanto riguarda le strisce blu, è un caso particolare, cioè in pratica non è generica eliminare le strisce blu da una via, si tratta in particolare strisce blu lato destro di via Arganini in prossimità dell'incrocio Arganini-Suzzani. Visto che via Arganini è una via a senso unico che confluisce in viale Suzzani, l'incrocio della via Arganini con viale Suzzani è regolato da semaforo, la via Arganini è interessata dal passaggio di linee di autobus urbano ATM, in uscita da via Arganini sono possibili tutte le direzioni, destra, sinistra, diritto. Considerato che la via Arganini è stata di recente interessata dalle strisce blu ambito 43, chi svolta a sinistra deve dare precedenza alle auto che provengono in direzione contraria, bloccando così anche chi dalla via Arganini deve proseguire diritto o svoltare a destra. Osservato che prima della tracciatura delle strisce blu quasi nessuno parcheggiava sul lato destro in prossimità dell'incrocio, perché gli automobilisti erano consci di essere di ostacoli al traffico. Le strisce blu sono state disegnate anche in prossimità dell'incrocio, quindi attualmente chi parcheggia è pienamente legittimato dalle strisce blu. Osservate inoltre che soprattutto gli abitanti in uscita dalla via Arganini hanno segnalato che da quando sono state disegnate le strisce blu l'incrocio risulta molto meno funzionale e molto più intasato. In particolare, prima che venissero disegnate le strisce blu, e quindi quando la parte destra della via Arganini in prossimità dell'incrocio veniva lasciata libera, per buon senso, bastava un ciclo semaforico per uscire dalla via. Oggi, con la legittimazione dei posti auto con le strisce blu di ambito 43, i posti sono legittimamente occupati e i cittadini devono attendere 5 o 6 cicli semaforici per uscire dalla via Arganini. Considerato che l'ingolfamento dell'incrocio implica un aumento dell'attesa e di stazionamento fermi in coda della via Arganini, a sua volta comporta ritardo per chi deve recarsi al lavoro e comunque un peggioramento dell'efficienza della mobilità, l'aumento della tensione in chi guida, l'aumento dell'inquinamento non solo del pianeta Terra, ma anche e soprattutto per gli abitanti di via Arganini. Chiede all'assessore alla mobilità del Comune di Milano e agli uffici competenti: 1. La rimozione al più presto delle strisce blu sul lato destro in prossimità dell'incrocio della via Arganini con viale Suzzani tra la fermata dell'autobus e l'incrocio. Si chiede anche l'installazione di opportuna segnaletica orizzontale o verticale che rimarchi il divieto di sosta in prossimità dell'incrocio. E 3. Punto, che siano effettuati controlli affinché il tratto sia effettivamente libero e che il parcheggio abusivo sia sanzionato come da codice della strada. Grazie.
Presidente Senesi. Grazie Presidente. Un'unica interrogazione che però è divisa in due parti. Le chiedo Presidente di farsi parte gente di richiedere al Consiglio, al Comando dei Vigili del Fuoco, il verbale relativo all'intervento effettuato la notte l'11 settembre nel quartiere Isola a seguito dell'incendio scoppiato in via Sebenico Garigliano, onde accertare l'effettivo funzionamento degli impianti, degli idranti, la collocazione e il loro funzionamento, dato che parlando con i vigili del fuoco la stessa sera mi è stato detto che avevano dovuto reperire gli idranti in una collocazione molto più spostata rispetto alla zona dove dovevano intervenire perché non erano accessibili. Chiedo poi, in base a questo, a quanto accaduto, quale sarebbe stata la situazione e la capacità di intervento se l'incendio fosse avvenuto durante i giorni di mercato, quindi in orario diurno, durante il martedì o il sabato. Chiedo inoltre di avere una relazione scritta da parte del assessore alla sicurezza rispetto alla realizzazione del mercato in data 14 settembre, cioè subito dopo l'incendio, quali garanzie di sicurezza sussistevano per la realizzazione del mercato il sabato mattina all'indomani praticamente dell'incendio e quali strumenti di sicurezza verranno messi a garanzia nei prossimi mesi laddove si dovrà intervenire nella manutenzione delle mansarde che sono state incendiate appunto nell'incendio divampato l'11 settembre. Grazie. Grazie Vicepresidente Lo Consolo. Grazie Presidente. Leggo due parole che ha scritto un mio amico, non sono mie. Ibrahim Sharara, secondo la ricostruzione della polizia, era un onesto lavoratore, un testimone scomodo che è passato per Bruzzano nel momento sbagliato ed è morto per questo. Ma aveva una colpa, era immigrato, quindi fu facile scrivere subito: le vittime sono un albanese e un 37enne egiziano. Un'altra persona è stata colpita ma non sarebbe in pericolo di vita. Per i carabinieri l'agguato sarebbe legato allo spaccio di droga. Così il signor Sharara diventa nell'immaginario collettivo, anche nel mio, implicato nello spaccio. Non posso negarlo e mi fa male, non ho dubitato. Poi si scopre che non è così. Immagino le fiaccolate, i sit-in, le richieste di militarizzazione se il signor Sharara si fosse chiamato signor Colombo. Qui voglio chiedere scusa al signor Sharara e anche se non serve a nulla, mi piacerebbe che il prossimo Ambrogino non si dimenticasse di lui. Ecco, poiché una delle funzioni dell'educazione è quella di combattere il pregiudizio, chiedo che questa sera dedichiamo un minuto di silenzio alla memoria di questo cittadino che ha perso la vita e si è trovato il giorno dopo praticamente accomunato ad azioni illegali che lui non si era mai sognato di praticare nella sua vita. E siccome la volta scorsa per un disguido non abbiamo fatto il minuto di silenzio per la ragazza vittima di femminicidio di Afori, uniremo nel ricordo, chiedo che siano unite nel ricordo queste due persone. Grazie. Consigliere Carraro. Dovrei fare una segnalazione, in pratica sulla piazzetta a difesa delle donne in Bicocca. Il degrado in cui versa la piazzetta delle donne situata in Bicocca, via Piero Alberto Pirelli, angolo via Padre Beccaro, praticamente in una delle ex fontane dei Giardini delle Sorgive e allo skate park sono comparse bestemmie e alcuni simboli fallici tracciati con lo spray, quindi si chiede che vengano rimosse. Poi una mozione su una richiesta, una ciclostazione a Bignami. La nuova stazione di Bignami
è fondamentalmente di importanza per collegare gli abitanti dei comuni limitrofi alla rete milanese dei trasporti. Quotidianamente capita di vedere al capolinea di Bignami molte biciclette legate alle ringhiere, ai pali e ai semafori, alcune anche cannibalizzate. Esiste un cartello per il posteggio delle biciclette, ma non c'è neanche una rastrelliera. Grazie a un maggior utilizzo della bicicletta si potrebbe sia arginare il problema del traffico proveniente dai comuni adiacenti di Cinisello, Sesto e Bresso, eccetera, sia migliorare notevolmente la qualità d'aria, considerato anche l'indirizzo di questa amministrazione verso la ricerca di soluzioni per ridurre l'inquinamento e il traffico. L'installazione della ciclostazione a Bignami M5 offrirebbe un servizio rivolto alla cittadinanza e una più efficace protezione dai furti di biciclette, proprio in un'area come quella con moltissime case e pochi servizi ai residenti. Si chiede quindi nell'immediato l'installazione di una rastrelliera che comprenda la possibilità di legare il telaio, tipo quella installata alla fermata isola dell'M5. La costruzione di una ciclostazione custodita sarebbe auspicabile che venisse creato all'interno della ciclostazione anche un servizio di manutenzione per le biciclette. Di concertare un tavolo con i comuni limitrofi ai fini della creazione di una rete di piste ciclabili per collegare Bignami con i comuni limitrofi, sfruttando anche le ciclabili del Parco Nord. Grazie. Presidente Simi. Sì, grazie. Buonasera a tutti. Io stasera avevo rinunciato a fare l'intervento per agevolare il consiglio per far presto. Poi, visto che più o meno tutti i consiglieri si sono presi il loro tempo, allora approfitto. Mi sembra. Volevo semplicemente dire due cose. Allora, la prima è che su Facebook ci sono molte disinformazioni relativamente al mercato Lagosta. Mi sembra corretto fare alcune precisazioni. Noi ci siamo trovati ieri in consiglio di zona 2 con le rispettive commissioni, le reciproche commissioni ambiente, territorio, eccetera, commercio, eccetera, con i vari presidenti, per discutere questa cosa e per decidere appunto che tipo di iniziativa comune prendere. Non abbiamo ancora deciso, al 90% potrebbe essere una commissione congiunta, una maxi commissione congiunta zona 9, zona 2, oppure potrebbe essere semplicemente un'assemblea pubblica sul tema, anche perché vi ribadisco, non abbiamo nulla da deliberare in particolare, perché nessuno ci ha chiesto un parere, diciamo, su un progetto, quindi non c'è niente da deliberare. Il progetto che gira è un progetto preliminare che la Giunta ha valutato, per cui noi sappiamo, perché abbiamo già esaminato questo progetto almeno in maniera superficiale, ma l'abbiamo visto in luglio qui in questa sala. Non abbiamo espresso alcun giudizio di merito né in bene né in male su questo progetto. Il Consiglio di zona ha espresso invece dei giudizi molto precisi su cosa vuole all'isola per il mercato. Non mi sembra che siano cambiati diciamo così, i contenuti dei nostri pensieri, a meno che, non lo so, sia successo qualcosa, ma non mi risulta. Per cui quando ci sarà questa assemblea o maxi commissione congiunta, esamineremo insieme, discuteremo insieme con i cittadini eventuali ulteriori azioni o prese di posizione o altre cose relative a questo progetto preliminare che l'amministrazione comunale sta diciamo così predisponendo. Questo è il primo punto. Il secondo punto è, vi ricordo che, come avete ricevuto tutti, come c'è ormai la locandina, ormai è pubblica, anche questa è pubblica sul sito pubblico del Comune di Milano e individuata sul nostro sito, che finalmente cominciamo il percorso con i cittadini, con le associazioni sul discorso di Bovisa Gasometri. È una questione che vi avevo già parlato, mi pare il 24 luglio, avevamo già visto i primi di settembre, il primo consiglio di settembre, che era il 4 settembre. Io avevo già preannunciato che l'ultima settimana di settembre ci sarebbe stata l'assemblea pubblica, non si sapeva ancora qual era il giorno. Il giorno è venuto fuori 10 giorni fa, 8 giorni fa, come vi ho detto settimana scorsa. Sarà un'assemblea pubblica in cui saranno presenti il consiglio di zona 9 e il consiglio di zona 8, con i presidenti delle rispettive commissioni e i presidenti del consiglio di zona. Ci sarà il Politecnico di Leonardo da Vinci per quanto riguarda, diciamo così, il gruppo di lavoro,
che è stato individuato dal Comune di Milano è quello di, del Politecnico, il professor Pasqui, che seguirà diciamo così, il workshop, loro faranno il workshop, perché comunque ci sarà parallelamente un lavoro dell'università che servirà all'amministrazione comunale, al consiglio di zona, e comunque l'università poi chiaramente userà questo, questo lavoro per didattica, ovviamente. Ecco. Per cui quello sarà il primo, fondamentalmente ci organizzeremo, evidentemente, per stabilire un percorso in modo che possano partecipare sia i cittadini che le associazioni a esaminare le questioni e poi da dare delle indicazioni utili all'amministrazione comunale, perché come abbiamo fatto per altre situazioni, come al centro direzionale al Garibaldi Repubblica, si possono fare diciamo così delle iniziative o dei progetti che in qualche modo abbiano il consenso del territorio. Quindi lunedì prossimo dalle 18 alle 20 circa ci sarà questa assemblea pubblica. Vi ringrazio. Era l'ultimo intervento, passiamo alla nomina degli scrutatori. Il Luzzi. No? Ma mettiamo a verbale che il consigliere Luzzi non se la sente di fare lo scrutatore. Chiedo cortesemente al consigliere De Lorenzo che conferma. De Lorenzo, consigliere Medolago. Capogruppo Viga no. Prima di passare alla discussione del primo punto iscritto all'ordine del giorno, come richiesto dalla vicepresidente Lo Consolo, facciamo il minuto di silenzio. Passiamo al punto numero 1, approvazione dell'iniziativa presentata dal Decanato di Niguarda e dal Centro Ecuadoriano d'Arte e Cultura di Milano per due iniziative. La parola al Presidente della Commissione, Tucci. Grazie Presidente, buonasera. Onorevole Consiglio, la Commissione Sport e Tempo Libero, riunitasi in data 17/9/2014, ha preso in esame le proposte delle seguenti le proposte che seguono approvando la maggioranza. 1. Decanato di Niguarda. Il Decanato di Niguarda, con le parrocchie San Carlo alla Cagranda, Prato Centenario San Martino di Niguarda, Bicocca Gesù Divin Lavoratore, organizzano la 10ª edizione dell'ORMA, Oratori in Marcia. La marcia è rivolta ai bambini e alle famiglie e a tutti coloro che vorranno parteciparvi. La marcia, che si terrà il 12 ottobre 2014, partirà dalla parrocchia San Carlo nel primo pomeriggio e si snoderà per le vie della zona 9, fino a raggiungere il Parco Nord, area Teatrino. Nell'area Teatrino, in attesa che tutti i partecipanti arrivino, vi saranno dei momenti di intrattenimento organizzato dai giovani e successivamente vi saranno le premiazioni. La Commissione, ritenendo l'iniziativa lodevole, in quanto è da anni un momento di aggregazione dei cittadini della zona e non solo, ha proposto di sostenere l'iniziativa con un finanziamento MAP di Euro 2000, IVA compresa, e l'utilizzo della civica stamperia per la pubblicazione dell'iniziativa secondo disponibilità del settore zona 9. 2. Associazione Centro Ecuadoriano d'Arte, Cultura e Sport,
L'Associazione Centro Ecuadoriano d'Arte e Cultura e Sport, che opera a Milano, si occupa di sport e tempo libero e organizza la prima scuola calcio per ragazzi ecuadoriani tra gli 8 e i 13 anni, aperta a tutte le comunità presenti in zona, ma non solo, che vorranno parteciparvi. Il progetto si inserisce in un percorso che vuole migliorare l'integrazione sociale, culturale e sportiva con tutte le comunità di persone che vorranno partecipare, in quanto si ritiene lo sport un momento importante sia per superare le differenze che oggi vi sono tra le varie realtà differenti. Allo stesso tempo pensiamo che attraverso lo sport si possano rafforzare i valori di amicizia tra i popoli, l'integrazione, l'aggregazione, la lealtà e la legalità. Valori questi per coloro che nascono nel nostro paese, fondamentali per il vivere comune di tutti i cittadini, partendo dalle giovani generazioni che fin dalla giovane età cresceranno per diventare cittadini italiani che si integreranno nel nostro paese e difficilmente faranno ritorno nel loro paese di origine. La Commissione, ritenendo valida e lodevole l'iniziativa, ha ritenuto di sostenere il progetto con un finanziamento MAP di Euro 2000, IVA compresa, e l'utilizzo della civica stamperia per la pubblicazione dell'iniziativa secondo disponibilità del settore zona 9. Infine, si chiede alla struttura del settore zona 9 di dare massima divulgazione delle iniziative di cui sopra attraverso tutti i canali a disposizione del Consiglio di zona 9, sito internet, associazioni cittadini, scuole, CAM, CAG, eccetera. Voglia pertanto questo codesto onorevole Consiglio approvare le iniziative presentate. Grazie. Grazie Presidente Tucci. Capogruppo La Terza, poi Consigliere De Lorenzo. Grazie Presidente. Dunque, per quanto riguarda questo primo punto all'ordine del giorno, intervengo in particolare per quanto riguarda la seconda iniziativa e chiedo un emendamento che è stato recepito, era diciamo una cosa che avevo richiesto in commissione, che però diciamo leggendo il testo non è completamente recepito, perché inizialmente tutta l'iniziativa sembrava un po' un'iniziativa di razzismo rovesciato e dico subito qual è la modifica che chiedo, perché è veramente di una parola. Alla riga 5 dell'iniziativa 2, modificare comunità di persone in comunità e persone. Questo perché? Perché è fondamentale che non è che per forza un cittadino debba essere costituito in comunità per aver riconosciuto un diritto o la partecipazione a un qualsiasi torneo o iniziativa che diciamo il consiglio di zona propone. Ritengo che sia una cosa fondamentale proprio stare a cambiare una parolina, proprio perché il diritto va riconosciuto alla persona in quanto persona. Grazie. Consigliere De Lorenzo. Sì, volevo solamente fare una piccola considerazione. Purtroppo non sono più potuto restare fino in fondo alla commissione quando definivano il secondo punto. Faccio solamente una domanda politica, faccio una domanda di chiarimento, nel senso che non è niente in contrario, iniziativa del genere, vedrò poi come votarla, però in contrario. Ma mi viene in mente una cosa, se ci deve essere stata una ragione particolare per dare 2.000 euro a questa situazione di persone che vogliono fare, perché mi viene in mente che se le altre 35 società sportive della zona chiedessero anche loro un contributo per una scuola calcio, noi come ci comporteremmo? Perché noi stiamo andando a finanziare una scuola calcio in questo periodo. Ok, tutto il fatto dell'integrazione, che sono d'accordissimo, ma abbiamo tenuto conto del fatto politico che se tutti gli altri ci chiedessero i soldi per fare all'inizio una scuola calcio, come ci comporteremmo? Nel senso, è un problema del Consiglio, però di maggioranza. Però dico, io pongo questa domanda politica perché mi sembra il caso di andare in fondo, di avere delle ottime ragioni per poter poi dire alle associazioni che arriveranno, se arriveranno, nessuno per l'amor di Dio, che voglio i soldi per fare una scuola calcio, di no, non te li do perché punto. Grazie. Presidente Tucci. Grazie. Allora, per quanto riguarda il consigliere De Lorenzo, la valutazione
almeno per quanto mi riguarda ovviamente, nel momento in cui mi è stata presentata questa richiesta, io l'ho fatta sulla base della valutazione di che cosa voglia dire aprire una scuola calcio legata alle varie comunità presenti nella nostra zona e non. La comunità ecuadoriana ha un problema, no? Perché anch'io ho cercato di capire quali fossero le ragioni. Il problema è che molti ragazzi in giovane età, fuori dalla scuola, poi rischiano di finire sulla strada e quindi a commettere anche reati di varia natura. Se no, io sto parlando di quello che è il ragionamento che sta facendo la comunità ecuadoriana, no? Poi è ovvio che questo vale per tutte le nazionalità, non ci mancherebbe altro. In più, il progetto del governo dell'Ecuador con il ministro dello sport prevede di attivare qualsiasi forma nell'ambito sportivo che possa evitare o quantomeno ridurre o evitare, no, questi fenomeni di dispersione. Come l'unico modo è fare lo sport. In questo momento loro non sono attrezzati, infatti non hanno un impianto sportivo, non hanno niente. Per loro questa è una sperimentazione che dura tre mesi. Alla fine dei tre mesi faranno le valutazioni se continuare o non continuare, se ne valsa la pena, se può stare in piedi un progetto di questo tipo e via dicendo. A oggi loro hanno più di 60 ragazzi tra gli 8 e i 13 anni di varie nazionalità, compreso ragazzi italiani. Loro non potranno partecipare ai campionati di calcio perché non sono una società di calcio. Quindi il loro fine è quello di dare possibilità di fare sport in un ambito diverso dalla società sportiva tradizionale che conosciamo noi. Questo è il motivo principale perché li hanno spinti a fare questo, perché sono spinti a fare questo ragionamento. Poi lo vedremo all'esito del finale. E quindi io ho pensato che questo sia un progetto da sostenere e valorizzare qualora vi fosse la continuità anche nel 2015. Sul resto io penso che le società sportive tradizionali che noi conosciamo anche della nostra zona difficilmente vengano a chiedere un finanziamento per aprire una scuola calcio, perché al loro interno già esiste una scuola calcio. Loro organizzano i tornei e quindi quando chiedono al consiglio di zona chiedono per l'organizzazione di un torneo. È evidente che il tutto va valutato e ragionato in merito alle questioni. Io credo che questo, essendo una proposta nuova di integrazione, cosa che non abbiamo mai discusso e mai affrontato in questo consiglio, anche se le prospettive di integrazione ci sono tutte da parte di tutti i consiglieri, di tutte le commissioni, io credo che sia importante partire con un primo progetto. Poi vediamo come e come continuare. Questo è per quello che riguarda la valutazione che mi ero fatto io, parlando con loro, cercando di capire cosa li avesse spinti a questa iniziativa. Tenendo presente che loro in zona 9 hanno già organizzato più eventi sportivi, De Lorenzo sto parlando con te, hanno organizzato già più eventi sportivi in zona 9, hanno una pallavolo che si gioca solo in Ecuador, che è diversa dalla pallavolo che noi conosciamo, e hanno organizzato un torneo che è durato tre mesi, sempre in zona 9, hanno organizzato un torneo di calcio internazionale con varie squadre di varie comunità stranieri presenti in zona, ma non solo nella nostra zona. Anche questo è durato tre mesi sotto il progetto appunto del ministro dello sport dell'Ecuador. Infatti alla fase finale, la giornata conclusiva, fu presente anche il ministro dello sport. Poi noi abbiamo fatto la partita di calcio in quell'occasione là, quindi i consiglieri sanno, quelli che erano lì presenti, quindi il progetto parte da quell'esperienza per cercare di raccogliere i bambini che non vanno nelle società di calcio, ma piuttosto che trovarli in mezzo alla strada li vogliono recuperare e dare la possibilità di... Per quanto riguarda invece l'emendamento del presidente, del capogruppo La Terza,
Intanto le relazioni dei presidenti di commissione non sono modificabili, quindi l'emendamento non può essere accolto, anche indipendentemente. Come, che cazzo stai dicendo? Sto dicendo quello che sto dicendo. No, scusa, è inutile che dici, Franco, vuol dire, e lui ha detto a me quello, permetti che oh, non l'ho mica capito io, cioè quello può dire a me. Ma io lo dico a Michele, perché me ne frega. Prego, per favore, come sempre, di utilizzare un linguaggio consono. Il linguaggio nostro è consono perché ci capiamo bene. Quindi, stavo dicendo che le relazioni dei presidenti di commissione non possono essere modificate. Se lo faccia spiegare. Come? Come? Non possono essere modificate le relazioni. No, non è una delibera, è una relazione del Presidente della Commissione a fronte della Commissione che c'è stata. Punto, la Commissione ha proposto, ha deliberato il parere a maggioranza, se non ti va bene la relazione ci voti contro o ti astieni, non ho mica capito io. Ma cosa no? Oh, ma da quando in qua si modificano le relazioni? Ma stiamo scherzando, stiamo. Io non trovo nessun articolo, la relazione l'ho fatta io sulla... Ma scusa, prego, ma cortesemente, consigliere, scusa, Laterza, ma la non può interloquire. Consigliere, presidente Tucci, per cortesia. La relazione la scrive il presidente della commissione, mica la scrive il consigliere Laterza. Oh. Ma il capogruppo Laterza, grazie De Lorenzo per la correzione. Ma mica ho capito io, vuoi scrivere tu la relazione? Già Belli ha cercato di fare il presidente in commissione. Voleva fare già il presidente della commissione. Se poi prego adesso, cortesemente, se poi presidente adesso, Tucci, vuole per cortesia concludere con la sua argomentazione? Lei vuole stare lì buona, grazie. Presidente, allora, Tucci, per favore, allora, usi un tono adeguato alla sede in cui si trova. Allora, il mio tono è più che adeguato e lei sta istigando la reazione. Quindi la invito a sentirsi prima di parlare. E stavo dicendo che l'altra sera, cioè manca solo che c'è chi vuole sostituirsi al Presidente della Commissione e poi c'è anche un altro consigliere che vuole scrivere la relazione al posto del Presidente della Commissione. Ma io, ma stiamo scherzando qua? La relazione la scrive il Presidente della Commissione. La proposta che è stata avanzata già in Commissione era stata respinta e pertanto... Per me la relazione rimane questa qua, non viene modificata, punto. E non viene neanche messa ai voti. Ma stiamo scherzando? No. Sì, la relazione lo scritta e rimane così, punto. Nessuno gli sa bene, la mettono tutti, non è che interessa. No, 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 solo dopo che viene approvata la delibera, non prima. Perché la relazione è parte integrante della delibera nel momento in cui viene approvata, non prima. Prima è la relazione del Presidente della Commissione istruttoria, punto. No, no, non è la bozza di delibera, la relazione... Allora, scusate, allora, questa situazione si è verificata anche in altre occasioni e in altre occasioni si è aperto un dibattito sulla questione. Se era possibile emendare o meno la relazione. È vero quello che sottolinea il Presidente Tucci, cioè che è la relazione è quello che emerge durante la Commissione, però è anche vero che la relazione non è semplicemente un allegato alla delibera, ma la relazione è parte integrante del deliberato. Quindi non ci troviamo nella situazione in cui c'è una relazione e dopodiché a parte, come fosse un allegato, poi a parte un deliberato, perché il deliberato fa riferimento esplicitamente alla relazione. Nel caso di specie, cioè nel caso di cui stiamo dibattendo adesso, mi sembra che si tratti di richiesta del consigliere Laterza e Carraro, si tratta di modificare due parole, cioè comunità di persone, peraltro avendo specificato le motivazioni addotte, insomma, portando delle motivazioni che mi sembrano anche di senso, che mi sembrano, cioè delle motivazioni che non so perché,
comunità di persone, comunità e persone. Quindi non, essendomi assentata, non riesco a comprendere quale sia la problematica, se si tratta di problematica lessicale, motivo per cui non vuole accettare l'emendamento o il presidente Tucci, o qualche altro motivo. Però purtroppo, dimostrando grande rispetto per la presidente, il presidente Tucci è uscito e quindi non avrò mai questa risposta. E quindi metteremo al voto l'emendamento che è stato presentato. Consigliere Illuzzi? Illuzzi? È iscritto a parlare? Sì, sono iscritto. Farlo, se posso, grazie. No, lo farò una domanda al presidente Tucci riguardo l'attività. Ho visto dopo che si svolge giusto nella Propatria, giusto? E è aperta a tutti, quindi a questo punto tutte le persone, i ragazzi tra gli 8 e 13 anni, immagino che sia gratuita come partecipazione. Ok, basta questo. E poi volevo chiedere se si poteva votare per parti separate la delibera. Presidente Tucci. Allora, sì, è gratuito. Allora, tanto per cominciare, allora, lei presidente stasera sta aprendo un precedente che non si è mai verificato, anzi si è verificato già nel mandato scorso, dove le relazioni è stata modificata, e questa sera si vuole modificare ancora una relazione, ancora prima che diventi parte integrante della delibera, perché noi stasera stiamo discutendo quello che è uscito dalla commissione. Questa proposta è stata respinta in commissione. Oggi, se viene messo in votazione l'emendamento, vuol dire che le relazioni le può scrivere chiunque e le può modificare il Consiglio in qualsiasi natura. Quindi vuol dire che le relazioni possono essere modificate e dare tutt'altro senso al ragionamento che viene fuori dal lavoro delle commissioni, e quindi stravolgere completamente quello che è il lavoro della commissione. E quindi io credo che questo sia un errore, perché diventa parte integrante della delibera solo nel momento in cui la delibera viene approvata, perché se la delibera venisse respinta non è parte integrante della delibera. Questa è la relazione del presidente della commissione fatta dopo il lavoro istruttorio della commissione. Altra cosa è parte integrante della delibera qualora viene approvata la delibera. Prima non è parte integrante, prima è una relazione. Questo è il ragionamento. Quindi il mettere in votazione l'emendamento, che è già stato respinto anche in commissione, vuol dire non riconoscere il lavoro di un presidente di commissione e quello che è la relazione che il presidente della commissione stessa scrive. E allora a questo punto vuol dire che le prossime commissioni le relazioni le fanno 40 persone. Così non funziona, perché sennò vuol dire che la prossima volta chiunque può venire qui, anche se non ha partecipato alla commissione, e modificare la relazione come gli pare. Basta metterla in votazione. E allora questo è un errore che io ritengo sbagliato, perché aprirebbe un precedente che già è successo e mi ha portato a non votare una mia delibera nel mandato scorso, proprio perché è stata fatta una modifica alla relazione del mio lavoro che io faccio. Allora, o questo lavoro viene riconosciuto e così rimane, oppure vuol dire che non si vuole riconoscere il lavoro del Presidente della Commissione, e allora qualcun altro scriverà le relazioni se viene approvato l'emendamento. Consigliere Esposito. Sì, grazie. Una riflessione che travalica l'episodio di questa sera. Il Consiglio è sovrano e con il voto si decide tutto: la vita, la morte e la risurrezione di qualunque testo. Quindi, senza enfatizzare, quello che voglio dire è che l'argomentazione che ho sentito adesso è appassionata ma non convince. C'è una prassi, ci sono dei regolamenti che assolutamente non accreditano questa versione. La delibera può essere modificata con il voto, la mozione può essere modificata con approvazione dell'emendamento da parte del proponente. Sono regole chiare, limpide e peraltro che hanno già avuto espressione in quest'Aula. Posso anche dire, tranquillizzando chi si preoccupa, che sono state fatte modifiche approvate con un voto di finanziamento, quindi molto più corpose
rispetto in questa circostanza a modifiche di dettaglio come una congiunzione al posto di e al posto di D. Quindi approfitto di questa circostanza per esprimere la posizione del Partito Democratico, che è a favore di questo emendamento, in quanto esprime in maniera nitida, in maniera assolutamente condivisibile, un'impostazione di tipo sociologico per cui le persone valgono sia uti singoli sia uti plurimi, cioè sia nelle formazioni sociali sia come individui presi in, come dire, esatto, come individui in quanto tali. E questo trova conferma anche nel dettato costituzionale, che difende l'individuale della persona sia nelle sociali sia quindi nella famiglia, nei partiti, nelle associazioni, sia come individuo. Grazie. Consigliere La Terza, capogruppo La Terza. Personalmente dispiace che sia abbia preso questa piega. Credevo che il presidente Tucci fosse d'accordo con proprio il contenuto di quello che si va a proporre, cioè che noi davvero, cioè io sono fermamente convinto che qualsiasi cosa esca da questo consiglio deve essere fatto per le persone, per i cittadini, non per la comunità X o per la comunità Y. Quindi io credo che, cioè, se cadiamo da questo punto di vista, già secondo me stiamo facendo qualcosa che non è neanche consono a quello che dovrebbe deliberare questo consiglio. In più, per quanto riguarda i voti in commissioni, è sempre stato proclamato che il consiglio in ogni caso è sovrano. A me dispiace che lei si senta colpito nell'orgoglio in quanto presidente di una commissione. Dispiace che pensavo che una persona come lei dovrebbe apprezzare la partecipazione democratica anche nelle commissioni, piuttosto che stare a sottolineare un errore magari inconsapevole di qualche consigliere che dice abbiamo deciso e dice il presidente sono io. Ma scusi, le relazioni vengono fatte dalle commissioni. Che cosa stai dicendo? Sono le commissioni che mettendo ai voti dovrebbero questo è un questo si chiama processo democratico, presidente Tucci. No, il tuo è al contrario, non è democratico, il tuo è al contrario, mio caro. Ma pensa a te. Per cui, guardi, io spero che se passa il mio emendamento, perché l'emendamento l'ho presentato, lei si dimetta da presidente, perché a questo punto... Non ti preoccupare. Perché cioè, lei sta veramente giocando su un orgoglio personale che nulla c'entra con i contenuti di quello che stiamo andando a votare. Presidente Tucci. Il mio non è un orgoglio personale, il mio è il rispetto di quello che è il lavoro di un presidente di commissione, a differenza di chi viene e chi non viene ai lavori della commissione e pensa di mettere sempre il puntino solo per il gusto di fare di trovare il pelo nell'uovo dove mettere il puntino e di non essere mai propositivo a volte. Quindi io sto parlando in generale, quindi è inutile che fate schiamazzi inutili. Quindi il mio non è una questione di orgoglio, il mio è il rispetto del lavoro di un presidente di commissione. Gli altri presidenti di commissione possono farsi passare sopra la testa da un trattore, non mi interessa. Io no, quello che io farò, se resto presidente o non resto presidente, lo deciderò io e non sarà lei ad augurarsi quello che vuole. Primo, secondo, il presidente di commissione viene in commissione, fa l'istruttoria e a maggioranza si decide. Se lei quando ha fatto la proposta dell'emendamento che stasera sta facendo, gli è stato risposto negativamente, gli è stato respinto. Non si mette, io non l'ho messo ai voti. Primo, io non sono obbligato a mettere ai voti nulla. Come presidente di commissione non sono obbligato a mettere. Senta capogruppo, non faccia il furbo, va bene, non faccia il furbo, perché poi il furbo può fare fino a un certo punto, dopo basta, va bene? Allora io le sto dicendo, io non devo fare pressione a nessuno, io le sto dicendo che io come presidente di commissione non sono obbligato a mettere ai voti nulla, è chiaro? Presidente, è a maggioranza.
Allora non faccia il furbo, capogruppo la terza. Lei sa benissimo che è a maggioranza perché è sempre in tutte le commissioni viene messo a maggioranza e in nessuna commissione alla chiusura dei lavori si mette ai voti la proposta del presidente della commissione e si mette sempre approvati a maggioranza. Se poi lei vuol fare il furbo e far finta di non ricordarsi è un problema suo. Non c'è una commissione che dopo la proposta ha messo ai voti quello che è stato proposto ai commissari, mai, va bene? E si mette sempre a maggioranza, chiaro? Primo, io le ho... Però consigliere la terza e altri consiglieri, compreso il consigliere Tucci che è intervenuto più volte. E sono il presidente consigliere della commissione, la terza, posso intervenire. Non interloquisca. Quindi? Col presidente, eventualmente chiede nuovamente la parola, perché sennò diventa davvero un mercato. Il regolamento mi dà la possibilità di intervenire in qualsiasi momento, anche dopo ogni consigliere che interviene. Quindi stavo dicendo che quando lei ha fatto la proposta in commissione io le ho detto che non ero d'accordo. Lei ha insistito e le ho detto va bene, tanto poi farò la relazione e a questo punto se non ci capiamo quella sarà la relazione che scriverò. Punto. Lei non ha chiesto nulla. È andato via contento della risposta che ha ricevuto. Stasera ha fatto la sua proposta. Io le dico che le relazioni dei presidenti di commissione non possono essere modificate. La presidente gli dà questa facoltà. È una questione, è un problema della presidente che le dà questa facoltà questa sera. Vorrà dire che da adesso in poi tutte le relazioni potranno essere modificate e questo è sbagliato, perché la prossima volta la relazione la scrivete voi. Indipendentemente che io sia ancora o no presidente, poi voglio vedere. E questo, cara presidente, vuol dire non aver fiducia dei presidenti di commissione. E allora la mia fiducia verso di lei viene anche meno. Grazie. Capogruppo Cortese. Grazie presidente. No, io non voglio entrare nel merito se è giusto o non è giusto modificare una relazione di un presidente. Però mi sembra, a mio modo di vedere, poi mi sbaglio, mi sembra che l'emendamento che voglia presentare o che ha presentato il capogruppo La Terza non è che sia molto chiaro. Io invece reputo che l'emendamento che vuole presentare La Terza è ben chiaro, descritto nella terza riga dell'Associazione Centro Ecuadoriano, perché mi pare che sia scritto chiarissimo che, e lo ripeto, abbiate pazienza, l'Associazione Centro Ecuadoriano dell'Arte e Cultura dell'Opera di Milano si occupa anche di sport e tempo libero, ha organizzato la prima scuola calcio per ragazzi ecuadoriani tra gli 8 e i 13 anni, aperta a tutte le comunità presenti in zona, ma non solo, che vorranno partecipare. Quindi a mio modo di vedere, scusate, quello che vuole dire il consigliere La Terza, cioè, è già scritto in questa cosa qua, io la leggo in questo modo, mi sembra molto chiaro, per cui secondo me l'emendamento è una cosa in più. Grazie. Grazie, capogruppo Cortese. L'emendamento resta, mi sembra di capire dal capogruppo La Terza. Mettiamo pertanto in votazione l'emendamento. Chiudiamo la votazione. Presenti 26, favorevoli 15, contrari 2, astenuti 9, approvato. Mettiamo in votazione la prima, come richiesto dal consigliere Illuzzi, le iniziative per parti separate. La prima iniziativa relativa al decanato di Afori, di Niguarda, scusate.
Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 27, favorevoli 26, contrari 1, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione la seconda iniziativa Associazione dei Centri Ecuadoriano d'Arte, Cultura e Sport. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 21, favorevoli 21, contrari 0, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'intera delibera. Siamo in fase di votazione dell'intera delibera. Chiudiamo la votazione. Presenti 20, favorevoli 20, non c'è il numero legale, la seduta è chiusa. Thank you.